Comune di Pietrasanta, per l'esattezza nell'area protetta del lago di Porta, al confine quasi con Montignoso, per lavori di messa in sicurezza del territorio, in particolare della tenuta idraulica. Vediamo il nostro servizio. È in fase di ultimazione il cantiere aperto dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che ha lo scopo di stabilizzare l'argine nord della cassa di espansione del fiume Versilia. Siamo sul lago di Porta, nel comune di Pietrasanta, quasi al confine con Montignoso, e tutta quest'area, in caso di criticità del torrente Versilia, rappresenta un contenitore di sicurezza che può raccogliere oltre 3 milioni di metri cubi d'acqua. Questa parte dell'argine, a causa della fragilità del terreno sottostante, necessitava di essere ancorata con sicurezza. Ecco allora l'intervento, per un importo di quasi 800.000 euro, finanziato dalla Regione Toscana e dal Consorzio di Bonifica. Qua la situazione geologica è questa, cioè c'è un primo strato, un pacco di 4 metri, 5 metri di materiale limoso, argilloso, e sotto c'è un pacco di 4-5 metri di torbe argillose, e è quest'ultimo strato che determina le lesioni sull'argine, gli sprofondamenti. A causa dell'instabilità del terreno si era reso necessario intervenire per mettere in sicurezza l'argine, che si trova in un luogo, un'area protetta, che ricopre un alto valore ambientale. Questo è un luogo ambientale veramente importante e storico. Qui il lago di Porta, con questo contesto, la Torre Beltrame che stiamo restaurando, la possibilità di sfruttare in percorsi turistici a cavallo, è un luogo che ha da dare tanto. E quindi la sistemazione da parte della Bonifica e della Regione Toscana di questo ultimo tratto è sicuramente favorevole. Il lago di Porta è una delle aree naturalistiche più importanti della Toscana e qui troviamo specie, come dire, dal punto di vista naturalistico particolarmente preziose. Al tempo stesso è anche un'area che serve per proteggere, appunto, dal punto di vista idraulico, quelle che sono le abitazioni e centri abitati. Apriamo la pagina dedicata al carnevale, o meglio ai carnevali, ma